Buon pomeriggio a tutti. Oggi ci troviamo a Scandriglia e attraverso questa strada completamente asfaltata e dove sono presenti tutte le utenze andiamo a capire, ecco, il prodotto che oggi andiamo a presentare, insomma. Ecco, possiamo notarlo sulla mia sinistra, è tutta questa parte di terreno che adesso, entrando all'interno della proprietà, capiremo meglio di che cosa stiamo parlando. Ecco, diamo uno sguardo veloce frontale della situazione. È tutto questo terreno completamente recintato. Qui possiamo notare il metano. È tutto perfettamente recintato su tre lati di circa un ettaro e mezzo con, ecco, questo fabbricato attualmente allo stato di rustico. Possiamo notare veramente questo bellissimo terreno ottimamente esposto, coltivato ad uliveto, alberi da frutto, a querce secolari bellissime, io direi, che poi abbraccia completamente tutta quella che è la proprietà. Qui troviamo il palo della luce, ripeto, una zona comunque servita da tutti quelli che sono i servizi, acqua, luce e gas. Qui c'è tutta la parte del terreno sulla parte sovrastante. Davanti a me possiamo notare il fabbricato. E questo è tutto veramente il contesto di verde che comunque, ecco, dove è immerso questo immobile. Come possiamo notare, tutte piante d'olivo da rivedere, forse direi da rimettere a vivo, perché il terreno comunque è un po' abbandonato, ma vi posso garantire che ha veramente delle ottime potenzialità. Ecco, attraverso questo vialetto andiamo a capire, soprattutto sulla parte del piano terra, che cosa ci offre, dando uno sguardo veloce, ecco, un'altra volta a tutto il terreno. Questo è il fabbricato costruito a pannelli di cemento, quindi struttura molto solida. Ecco, qui c'è una parte molto carina che poi ci terrei e ve la lascio come ultima cosa da vedere internamente, questi due piccoli trulli molto belli, particolari, rifiniti anche internamente, che comunque ve li lascio alla fine della visita, comunque per farvi capire soprattutto come sono carini, insomma. Allora, adesso, dopo aver dato uno sguardo esterno, entriamo direttamente all'interno della proprietà, al piano terra. Questa, ecco, possiamo trovare tutta la zona, diciamo, taverna, perché, cioè, come potete rendere conto, sulla parte sottostante soprattutto, ecco, non sono stati fatti né impianti, assolutamente nulla. Il solaio è tutto completamente in ferro e molto solido. A terra possiamo trovare tutto cemento e i pannelli, come ripeto, sono stati fatti tutti in cemento per rivestire quella che è poi la proprietà. Andiamo al piano di sopra, così in modo tale che vi spiego molto bene Allora, la ecco il piano di situazione. sopra. Per terra possiamo notare tutta la pavimentazione che è già stata fatta su quel lato con il tubo. Comunque possiamo notare già il gas che è stato in parte portato, ovviamente c'è da fare tutti gli impianti, ma questa è veramente la situazione carina che internamente ci si trova. Qui possiamo trovare la parte esterna, non ci sono gli infissi, ma c'è solamente la parte esterna. In alcuni ci sono, in alcuni comunque mancano i vetri, però insomma, diciamo che è da rivedere, così come tutto l'esterno, però ha delle ottime possibilità, ma soprattutto un ottimo prezzo di mercato, che poi, ecco, è visibile sull'inserzione. Questa è tutta la parte sottostante, diciamo, col saloncino e la cucina. E poi su questo soppalco molto carino che mette in risalto tutto il tetto e le rifiniture in legno, possiamo notare, diciamo, ecco, un angolo come camera da letto. Cioè, partite dal presupposto che comunque tutte le dimensioni, ridimensionamento interno, comunque è possibile farlo a seconda di quelle che sono le esigenze. Questo è tutta la parte del soppalco. E poi qui possiamo notare il bagno.
o dove effettivamente comunque avevano predisposto il bagno con la finestra, e questo diciamo parte in pietra sulla parte del bagno. Ecco. Adesso uscendo all'esterno vi mostro Ci i siamo sulla trulli. parte più bella, direi l'esterno per il momento, perché è chiaro che internamente c'è poco da vedere, ma oppure forse direi meglio da immaginare. Ed eccoci fuori a queste due cose molto particolari, soprattutto in queste zone nostre, che comunque ecco direttamente accatastate su questo fabbricato. Questo è tutto l'ingresso. Guardate che carino, insomma. Diciamo anche questo tutto completamente soppalcato, con questa parte che va direttamente di sopra, quindi potrebbe essere adattato, non so, o come una dépendance, oppure con questi lucernai molto belli, o come una dépendance, oppure uno spazio esterno in più da sfruttare extra oltre all'immobile. E all'interno di questa parte c'è un altro, comunque diciamo, bagnetto molto carino, sempre rivestito e fatto nella stessa maniera di quello vicino. Per terra è presente tutto cotto, ovviamente è difficile da notare perché insomma attualmente c'è veramente tutto da ripulire, però io direi un immobile dalle molteplici, ottimali, forse uniche possibilità e potenzialità, a meno di 3 km dalla Salaria, ad un prezzo ottimo, competitivo, con tutte le utenze comunque allacciate, con un terreno direi stupendo, splendido. Io non posso che darvi, con tutta questa visuale, ecco, del terreno, dei monti e dell'area verde, un appuntamento alle visite.